grazie dell'invito, perché io considero l'invito non da parte mia voi, ma da parte vostra a me, e siccome siamo in ritardo cercherò di recuperare il tempo chiudendo questo piccolo documentino che mi hanno in qualche modo, su mia indicazione, preparato, semplicemente per rivolgere alcune parole innanzitutto di ringraziamento alla Presidente Valeria Valente per come la Commissione ha lavorato nella scorsa legislatura, per i risultati che ha dato, per la concordia che si è manifestata all'interno dei componenti della Commissione anche nella stesura finale della relazione. Questa mattina abbiamo fatto un passo avanti significativo, abbiamo votato, come è stato appena ricordato, la istituzione di una commissione ancora più ampia, bicamerale, come segnale non solo di interesse ma di attenzione particolare verso questo problema che continua ad essere un problema centrale della nostra società, anzi si accresce di giorno in giorno, più matura, ed è questo, è questa la cosa strana, più matura nella società il convincimento che non vi può essere discriminazione tra uomo e donna, parallelamente aumenta il femminicidio. Più in qualche modo abbiamo superato in larga parte quello che avveniva in un passato non poi così lontano, penso al reato di omicidio d'onore, quando addirittura nelle leggi era previsto che potesse ottenere una riduzione di pena chi uccideva, sia pure nello stato di ira determinato, eccetera, eccetera, il coniuge o addirittura la sorella o la figlia. Beh, pensate, è passato non così tanto tempo, ma come è andata avanti la società? Eppure, più va avanti la società, più aumentano i femminicidi. Allora non è un problema, l'ho detto oggi in aula, lo ripeto, non è una questione di donne, è una questione di noi uomini. È una questione che ci dobbiamo porre noi, perché evidentemente c'è ancora una parte di uomini che non hanno digerito, scusate se uso questo termine poco elegante, i passi avanti che la società ha fatto nel rapporto uomo-donna, che non è completato, che ancora ha bisogno di ulteriori passi, specie quando le donne riescono a farsi valere non in base a quote prestabilite, ma per la loro capacità, per la loro influenza, per la loro intelligenza, per la loro abilità, per la loro capacità di essere a volte, spesso, se non uguali, migliori dell'altra metà della luna, si diceva così una volta. Ecco, forse volevo parlare poco, sto parlando tanto, vediamo che cosa mi avevano scritto per concludere, lo controllo se sto dimenticando qualcosa. Non c'è mai niente di importante, quindi si può andare a braccio come faccio io, non mi siete persi assolutamente niente, però qualcosa voglio dire in conclusione. Io sono veramente orgoglioso che sia Palazzo Giustiniani a ospitare questa relazione e quindi la sintesi del prezioso lavoro che avete svolto di conoscenza che aiuta a trovare sempre maggiori risposte. Sono orgoglioso che avvenga qui, sono orgoglioso, caro Presidente del Consiglio, della tua partecipazione, per chi come me ti conosce so che non hai fatto nessuno sforzo, anzi hai sicuramente messo in cima ai tuoi impegni di oggi questo appuntamento che è proprio nel tuo animo, nel tuo modo di fare. Grazie a te, grazie al Presidente, grazie a tutti.